parlando della festa del teatro. La festa del teatro sarà dal 22 marzo al 1 di aprile ed è la festa del teatro che noi però decliniamo, a cui diamo il significato di festa dei teatri, perché per noi in modo particolare assume il significato della festa delle nostre sale teatrali. Sono 8 in tutta la città. Il Teatro Fratello Sole, vista la stretta collaborazione con la Parrocchia dei Frati, si impegna nel portare qualcosa che può portare il pubblico a riflettere su diversi temi. Abbiamo già avuto Pellai ospite a novembre in una conferenza. Visto il periodo di Pasqua, abbiamo deciso di portare qualcosa più inerente appunto all'aspetto religioso. Infatti ci sarà una rappresentazione di teatro sacro che riguarderà la Via Crucis, però raccontata da un punto di vista diverso, cioè da quelli che sono i personaggi che si sono interfacciati con la figura di Gesù. A seguito ci saranno già a aprile altre due conferenze. Incluso nella festa del teatro, come peraltro nel 19. Le giornate prendegliane cosa sono? Sono il nostro più importante appuntamento di prosa, perché richiamano l'amore di Delia Caieri per Pirandelli. Ho cominciato con lei come scenografo. Il curatore di quest'anno delle giornate prendegliane è un giovanissimo attore, nel Questa Sera si dice da soggetto, praticamente insieme a me, risale a 40 anni fa. Però le giornate pirandelliane sono già alla sesta, ottava edizione, perché dipende, ce n'è stata una in più prima che io arrivassi in teatro. Come nella festa del teatro ci sono due importanti appuntamenti. C'è lo spettacolo annuale che facciamo su Pirandello, che è la maschera nuda della follia, ovvero Enrico IV, in realtà è una rilettura dell'Enrico IV con la regia di Federico Grassi e l'interpretazione di Federico Grassi. Il spettacolo è uno spettacolo divertente, relazioni quasi pericolose, cioè relazioni praticamente quotidiane con il cibo, con la tecnologia, con i genitori, con l'amore. È interpretato da tre volti storici di Zelig, che sono Margherita Antonelli, Claudio Batta e Giorgio Verducci, che sono anche gli autori, insieme a Maria Luisa Assi e Paolo Ornati, che anche stiamo cercando di valorizzarlo sul territorio, anche perché è una bella struttura di conseguenza, vorremmo far partecipare più persone possibile a questo, rivalutare anche il quartiere che è situato in Sant'Anna, di conseguenza di tutta una serie di cose culturali e anche ambientali. Di questi due spettacoli è iniziata la stagione teatrale con la prosa, con le compagnie di giro, quindi le compagnie che si trovano nei maggiori teatri italiani, vengono poi, alcune di loro vengono portate da noi, al Teatro Manzoni, e messe in scena tramite anche la stagione teatrale, il contesto del Via Teatro, no? Quindi c'è il Comune dietro a questa grande iniziativa che ci dà appunto una mano e ci permette di realizzarla di anno in anno. E anche quest'anno, che ricordo che per noi è un anno un po' difficile di ripresa da dopo la lunga chiusura che c'è stata per via della pandemia. Tornando allo spettacolo, la Sacra Famiglia di e con Paolo Cevoli. In questo caso Paolo Cevoli non ha bisogno di presentazioni, fa sia regista sia attore della sua commedia. È una commedia brillante, diciamo. Chiusura totale per pandemia, abbiamo ripreso con tanta incertezza, ma grazie alla fedeltà del nostro pubblico e alla disponibilità di tutti i nostri collaboratori stiamo portando a termine la stagione, e anzi stiamo già progettando la prossima. Noi partecipiamo e siamo presenti alla festa del teatro ospitando presso la nostra sala, appunto Spazio Teatro Alberto Caprioli, uno spettacolo delle marionette, di cui poi parlerà Noemi, intitolato Lea e il suo matto, appunto sabato 25 marzo alle ore 24. Gli anni diamo un tema alla nostra stagione teatrale. Questo è, credo, il secondo anno, abbiamo già in via di cucina il terzo anno, di cui non rivelerò ovviamente. Non spoilerare. Non posso spoilerare. Ma dico questo perché anche noi siamo un teatro parrocchiale, quindi è importante che la scelta culturale che si fa sia anche una scelta educativa coerente al luogo in cui siamo. Quindi tutti gli anni, con la collaborazione di Fabrizio e dei suoi, cerchiamo di tradurre in bellezza teatrale un tema alto. Ecco, all'interno della festa del teatro saranno due di queste proposte, di cui adesso Fabrizio dirà brevemente il contenuto.
Sì, sono due proposte, come già stato anticipato da Claudio. Uno il sabato sera 25 marzo per adulti, fa parte della stagione di teatro contemporaneo e si intitola Slegati, uno spettacolo di Atir, che è una compagnia storica milanese, ed è uno spettacolo che ha raggiunto già 300 repliche circa, è uno di quelli che viaggia più in assoluto. Una giornata italiana in una città. Noi abbiamo partecipato a questo bando e l'abbiamo vinto. E quindi Busto Arsizio sarà la città proprio che ospiterà per l'Italia, l'unica città italiana che ospiterà, sarà l'unica città italiana che ospiterà la giornata mondiale. Calcolate che c'è Parigi per la Francia, c'è Bruxelles, ci sono tantissime altre città che organizzano questa giornata, ma per l'Italia è Busto Arsizio. Perché io mi sono lanciata in questa iniziativa? Che è folle. Perché sì, è folle, se vedete anche il programma, credo che se arrivo viva alla fine della settimana è un successo. Perché? Perché il territorio varesino è uno dei territori più ricchi in assoluto di questo tipo di teatro, del teatro di figura. Teatro di marionette, teatro di burattini, abbiamo una storicità e delle compagnie professioniste.